Ho mandato dei campioni di tessuto ad un amico biochimico. Pare che il DNA estraneo si riproduca in fretta se vengono assorbiti ioni negativi attraverso la pelle. Così io ho ideato questo. Un dispositivo bioelettrico. Esatto. Il dispositivo rilascia impulsi elettrici che fanno credere al corpo di essere esposto alla luce solare. Se tutto funziona bene, John non può trasformarsi. Cos'è andato storto? Probabilmente un cortocircuito. E la causa qual è? Una qualche fonte d'energia. Sembrerebbe una scossa elettrica. Non dimenticate che è un prototipo, è ancora in sperimentazione. E che cosa facciamo nel frattempo? Lo mettiamo in isolamento? Fortunatamente ho qui dei pezzi di ricambio. Sta bene, signor Jameson? Un po' dolorante, ma vivo. Sei in una posizione un po' delicata. Cosa penserebbero i tuoi amici ribelli se sapessero che sei un bestiale? Loro non devono sapere niente. Non sarebbero in grado di capire. Uomo ragno, sappiamo che sei lì dentro. Sei ricercato per reati contro lo Stato. Arrenditi immediatamente o per te è finita. Benvenuto tra noi. Adesso c'è una taglia anche sulla tua testa. Mi sa che mi svenderanno per due soldi. Fermi. Pericolo, pericolo. Prendimi se ci riesci, uomo di latta. Mi libero subito. Pericolo, pericolo. Facile come un giochetto da bambino. Arrenditi subito, sei spacciato. Fermi, per autorità dei cavalieri di Wandagon. Sono qui per sostituirvi. I ricercati sono sotto la mia custodia. Ritornate immediatamente alla base. E chi saresti, la padella o la brace? Nessuna delle due. Una volta mi chiamavano X-51. Ehi, è il macinino in persona! Mi piace questo tuo nuovo look, sai? Adesso lavora con noi. Gli abbiamo messo addosso un'autentica armatura spaziale. E mi sento come nuovo. Ma il sotterfugio non durerà a lungo. Dobbiamo andare prima che tornino le autorità. Sembra un bel piano. Facci strada. È pazzesco. Ogni volta che guardo i dati contenuti nella memoria originale di X-51 trovo qualcosa di nuovo. Ecco una bella centrale nucleare. Questo mostro attinge ad una fonte di energia nucleare e scarica le radiazioni nell'impianto idrico dei sobborghi con l'intento di distruggere in pochi anni la metà della popolazione umana della città. E tutto questo per fornire energia al mondo superiore. Quanto mi piacerebbe chiudere quell'impianto. Beh, c'è un problemino, mia cara. Stavolta non si tratta di superare la solita schiera di misure di sicurezza. Sfortunatamente, l'interruttore di alimentazione si trova nella sala principale e credimi, nessuno può riuscire ad aggirare le guardie munite di laser senza rimetterci la pelle. Neanche tu. Senti, e se trovassimo qualcuno che cammina sul soffitto e dotato di riflessi così pronti da evitare i sensori? Stai pensando all'uomo ragno, non è vero? Ma non mi pare sia entusiasta della nostra causa. Attenzione, c'è un intruso! Ottima idea riprogrammare gli allarmi. John, sei tornato. E hai portato l'uomo ragno. E io ho portato John, non mi baci? Per te ho in serbo qualcosa di meglio.